Siamo con Davide Buzzi. Allora, partiamo che sono tanti anni che non ci sentiamo, perché era il 2006 con Per Due Pezzi Tour. Da lì in poi che cosa ha fatto Davide? Ma da lì in poi ho avuto una vita comunque travagliata come quella di tanta gente, che mi ha portato purtroppo a un divorzio, poi la malattia, perché mi sono purtroppo anche nel frattempo ammalato. E però alla fine si continua a lottare, si deve guardare un po' insomma in faccia a quello che arriva e cercare di conviverci nel miglior modo possibile, insomma. E quindi ho continuato a fare musica, insomma, quando la salute me lo permette, e poi sto scrivendo dei romanzi. Hai fatto diverse collaborazioni con Massimo Briviero. Musicalmente parlando, sì, è vero, da un po' di anni collaboro con Massimo Priviero e con alcuni musicisti che hanno anche appunto lavorato, collaborato con lui o che lavorano con lui. E con Massimo, tra l'altro, nel 2017, in occasione dell'uscita del suo disco all'Italia, del mio disco, Non ascoltare in caso di incendio, primo disco, primo CD della trilogia, che vedrà la pubblicazione di altri due album da parte mia. Abbiamo suonato insieme all'Alcatraz di Milano, quindi una bella avventura. Poi io con i miei ragazzi ho suonato un po' in giro, insomma, quando ce n'è stata l'occasione, quando la salute me lo permette. Davide Buzzi è anche scrittore ed è appena uscito un nuovo libro. A livello di editoria di questa avventura libraria che ho in questo momento con questo romanzo, che si intitola Memoriale di un anomalo omicida seriale, stiamo parlando di un romanzo legato al genere spoof. Cos'è il genere spoof? Il genere spoof è un genere soprattutto in voga negli Stati Uniti, in America, e che praticamente utilizza il sistema di ricostruire una storia completamente falsa per farla diventare vera. Praticamente lo spoof è un fake. Lo spoof viene spesso utilizzato anche come parodia, e questo è, secondo me, anche un po' peccato, perché lo spoof è molto impegnativo da creare, però può essere usato anche per fare, non so io, per diffondere delle false notizie, più che tentare delle truffe o addirittura i servizi segreti dati per creare dei capovolgimenti politici o altro. Quindi lo spoof è un genere molto interessante, perché si costruisce una storia che è completamente falsa per farla apparire vera. E quindi questo è un po' stato il lavoro che io ho costruito, che ho fatto con questo romanzo appunto, di Antonio Scalonesi, così si chiama il serial killer, che si autodenuncia presso la procura pubblica del Canton Ticino a Lugano e dichiara di essere un serial killer che ha ucciso un sacco di persone fra Italia e Svizzera. E tutto il racconto è in prima persona ed è corredato anche da documenti che testimoniano la verità di quanto si sta raccontando. Infatti si tratta di uno spoof, quindi tutto deve essere vero. Ha collaborato e mi ha aiutato molto in questa avventura Giovanni Martinez, ex avvocato di Bernardo Provenzano. Quindi è un lavoro che ha coinvolto anche molta gente, insomma, del mestiere. Non è stato lasciato niente al caso, tant'è vero che all'inizio, quando è uscito, i giornalisti, prima di riuscire a capire esattamente di che cosa avevano in mano, mi chiamavano e mi dicevano questa cosa che non ce la ricordiamo. Quindi vuol dire che, insomma, così la Avete fatto storia un buon funziona. lavoro.
sistema americano della serie televisive, sì, nasce su quell'idea che sì, però in questo caso io prenderei più più ad esempio Fargo, per esempio, che è stato costruito come uno spoof, quindi è una storia vera in a tutti gli effetti, perché tu la vedi raccontata come se fosse vera, una specie di diario criminale, se vuoi, Fargo. Oppure posso mi piace citare appunto negli anni 70 da uno scrittore americano, il quale si inventò completamente la biografia di Hooks per fare una truffa alla sua casa editrice. Clifford Irving si chiamava lo scrittore. Clifford Irving decise di tentare questa carta, non avendo idea di cosa scrivere, si trovò in un momento di vuoto, decise di un po' per caso a un certo punto disse: sto facendo questa biografia, che non era vero niente, e lui riuscì a costruire la biografia di questo magnate americano, che era anche una persona molto introversa e quindi difficile da avvicinare, e per questo che poi era interessante il colpo che Irving affermava di mettere in campo, in quanto sarebbe stata una cosa esclusiva. Quindi la casa editrice diede un bel anticipo, un congruo anticipo a Clifford Irving, il quale iniziò a scrivere questa biografia, inventandosi buona parte della storia, attingendo fonti storiche per altre parti della storia e attingendo interviste a terze persone per una terza parte della storia. Ha messo tutto insieme e ha creato questo spoof, però dovendo fare in modo che la cosa fosse credibile, vera, e potessi ingannare la casa editrice, scrisse anche delle lettere, imitando lettere brevi a mano, quindi c'è scritta a mano, imitando completamente la calligrafia di Howard Hooks, e addirittura registrò i nastri delle interviste imitando la voce e le inflessioni vocali di Howard Hooks. Quindi si presentò poi alla fine in casa editrice e ha detto: qui ci sono le registrazioni, qua ci sono le lettere, qua ci sono i documenti e qui c'è la storia. Tutti la credettero, la casa editrice stampò il libro, e la cosa però venne a galla due o tre giorni prima, quando si cominciò a promuovere il libro e un giornale ne pubblicò uno straccio. Howard Hooks disse: no, non è vero, questo è un falso, e lì saltò il coperchio. Però questo è un po' il sistema di costruzione dello spoof. Insomma, si costruisce una storia vera per fini terzi, nel mio caso per scrivere un romanzo. Hooks poi denunciò Irving, il quale finì in prigione, dovette rimborsare poi tutta la spesa, insomma Irving si trovò nei pasticci. Però la genialità del personaggio, di questo grande scrittore, trovo io, di inventarsi una storia e farla sembrare vera a tutti gli effetti, costruendo tutto il castello. Questo è lo spoof. Recensioni su internet dove il libro è ben parlato. Grazie, ma siete gentili. È stato un lavoro che è durato 10 anni, perché comunque è stato anche un lavoro che ho fatto come si può dire, sembrare tutto il mio sistema emotivo, che era andato in frantumi sia a causa del divorzio sia a causa anche della malattia, perché sono prove durissime che la vita spesso ti porta e non sai come reagire, non siamo mai pronti a queste cose, cioè possiamo parlare, ma non siamo mai pronti, e quindi in quel momento ti viene voglia di fare pazzie, cose negative, cioè non sai più niente di quello che succederà, quindi sei completamente perso, e questo crea veramente un problema interiore, praticamente io lo chiamo l'oscuro che c'è in noi, il buco nero che c'è dentro di noi, viene a galla e ci porta verso la depressione o verso la voglia anche di violenza, no? E quindi io ho scritto questo libro, ho cominciato a scriverlo per scaricare questa negatività che mi portavo dentro, e poi pian piano la negatività è sparita, però è rimasta l'opera, che poi è stata insomma finalizzata a diventare questo romanzo che piace molto, insomma, mi fa piacere. Per quanto riguarda i concerti, ma anche la promozione del libro, come siamo messi? Sì, io bravo, infatti avevo in ballo in questo periodo delle interviste proprio in Lombardia,
speravo di essere da voi per fare insomma, questa presentazione, questa avventura che per me è molto, molto bella perché mi piace tantissimo incontrare la gente e purtroppo non se ne è potuto fare niente e quindi alla fine niente, non stiamo presentando niente, neanche in Svizzera è possibile presentare niente, quindi vediamo, siamo tutti bloccati anche. Siamo fermi perché sto lavorando, sto terminando, diciamo così, di costruire il puzzle del nuovo disco, della trilogia. In questo momento non era prevista uscita in pubblico, se non eventualmente su chiamata, ma il problema è che essendo tutto chiuso, nessuno chiama, quindi siamo praticamente fermi sul divano di casa. Abbiamo visto il video dell'ultimo brano. Descrive la situazione, un pochettino la situazione attuale. E il brano di cui stavi parlando invece è interessante perché si chiama Don't Cross the Rails, ce ne stavamo quasi dimenticando in fondo, se non lo citavi tu magari ci volavamo via senza parlarne. No, Don't Cross the Rails è uscito a sorpresa, tra virgolette, perché doveva essere, è un brano che doveva uscire sul terzo volume della trilogia e quindi nemmeno sul secondo, ed è un brano che io ho scritto nel 1987. Quindi ero un ragazzo, non avevo ancora 20 anni quando ho scritto questo brano e così poi mi sono sempre detto ma che brutta sta canzone, ma che roba brutta, ma che roba brutta e non l'ho mai voluto lavorare, insomma l'ho messo da parte. Poi mentre stavamo creando la trilogia io ho attinto oltre a pezzi nuovi, sono andato a pigliare anche roba diciamo che era già stata scritta negli anni precedenti e con il mio produttore abbiamo trovato questo brano e lui mi ha detto: ma cavolo, ma che testo bellissimo, ma che storia questa che hai scritto? Ah, io ho detto: no, ma non mi piace. Sì, è bella. Insomma, abbiamo discusso un po' e abbiamo deciso di incidere. L'abbiamo incisa 3 anni fa. Poi, però, è rimasta ferma perché naturalmente la trilogia si è un po' bloccata, anche perché, appunto, ripeto, la mia salute a volte non mi permette di fare tutto. E peccato questo perché se tutto fosse andato se fosse andato come doveva andare, sarebbe uscito lo scorso anno e quindi sarebbe stato un bellissimo anticipo non bello quello che stiamo vivendo, ma un bellissimo anticipo, una previsione su quello che è accaduto. In realtà poi la trilogia è rimasta un po' ferma e io quando è successo tutto questo pandemonio, insomma, ho deciso di tirarla fuori, di pubblicarla in anticipo rispetto ai tempi prefissati nuovamente per la trilogia. Siamo in ritardo, ma siamo in anticipo, insomma, è un po' complicata la storia. Comunque, Don't Cross the Rails è questa storia di questa gente che non può più andare in giro, deve vivere in casa e quindi i ragazzi per sentire l'aria di libertà fanno rombare le moto dentro i garage per sentire i rumori mentre la gente passeggia fra praticamente la cucina e il bagno perché non si può uscire di casa. Ma in questo caso la storia era stata scritta pensando soprattutto a una catastrofe nucleare, ecco, questa era l'idea quando io ho scritto il testo. Non avevo pensato a un virus o a cose del genere, anche perché c'è un'altra frase che fu premonitrice che parla di un ragazzo che ferma un carro armato con la mano, e proprio perché immaginavo questi soldati, immaginavo magari anche, non so, io, un'invasione extraterrestre, e quindi era una storia molto confusa. C'era questo ragazzo, i soldati. Poi questo accade realmente nel 1989, quindi è una canzone che è stata premonitrice sia per quanto riguarda l'89 sia per quanto riguarda il 2020 e ripeto, l'ho scritta nel 2000, sì, scusa, nel 1987, mi ricordo esattamente, sulla panchina della stazione della città di Bellinzona l'ho scritta, quindi, perché avevo questo cartello davanti tutti i giorni, prendevo il treno e così mi è ispirato questa idea. Ma poi anche è molto speciale, molto bella perché è totalmente diversa da quello che faccio di solito. E per questo poi alla fine ho scoperto di amare molto una cosa che avevo sempre trascurato. Sono cose che succedono. Fosse stata una persona, sarebbe stato un po' come un po' un genitore che trascura il figlio e poi alla fine si accorge che questo figlio è molto più grande di quello che lui crede, no? È andata un po' così, insomma. Sì, don't cross the rails. Don't cross the rail. Sta scritto sul cartello appeso sulla porta. E sembra quasi una poesia.
Ma io ci tengo tantissimo a questo punto a ringraziare tutti gli ascoltatori, insomma tutti quelli che ascolteranno, non so se magari vedranno questa intervista online, e ci tengo tanto a ringraziare la redazione e tutti gli ascoltatori di Sport Piceno e di Piceno Game che insomma potranno vivere con noi un momento di questa avventura che è stata questa intervista fra... Insomma, la difficoltà dei collegamenti anche internazionali. Grazie di cuore. Questa sfida mi diverte. Ma l'inganno è questa sfida. Questa sfida è la mia vita.